Si vedevano le scene del refettorio, mi venivano in mente alcune pagine di Leonardo Sciascia, di Todo Modo, che poi diventò anche un film. Ci sono le scene ambientate proprio nel refettorio dove si parla del mangiare in termini figurati per parlare di spartizioni di potere. Questi conclavi non portano mai bene in realtà al centro-sinistra. Da cronista ho seguito sia Gargonza che la reggia di Caserta del governo Prodi che finì in una grande litigata. E poi impressiona, l'avete fatto vedere proprio all'inizio, Salvini a caccia di voti, gli altri chiusi in un convento con vista sul Terminillo. Forse in questo momento, non per guardarsi l'ombelico, ma per dare risposte ai cittadini che vanno a votare il 26 gennaio in Emilia e in Calabria, forse conveniva fare campagna elettorale e poi rimandare a dopo le grandi Quella strategie e fase. i grandi cambiamenti, che poi spesso sono cambiamenti più annunciati e più di facciata che di sostanza.